Allora, Presidente, parliamo di questo problema che c'è stato in queste ultime ore. La vostra versione qual è? Mi sembra di aver capito che loro pretendono, riferiscono il mancato pagamento di qualche mensilità, invece a quello che ho capito voi parlate di solo una mensilità, giusto? Giusto, una mensilità di dicembre. E come tutti gli altri mesi la società la paga nei primi 5 o 15 del mese dopo, quindi eravamo solo in ritardo di 7 giorni e lunedì abbiamo espresso che venerdì, cioè domani, ci sarebbero stati dei pagamenti. Loro invece nello spogliatoio, mettendo a viva voce con Felice Melchionna, che era a casa per problemi suoi, hanno detto che se non pagavamo loro andavano via dal gate, e il Melchionna ha detto che potevano andare benissimo via, quindi non è che abbiamo cacciato noi. Poi un'altra cosa importante, loro andando via, avendo pure un assegno in garanzia, quindi non perdono niente, quindi non possono dire niente. Al fatto che li abbiamo cacciati fuori, non abbiamo cacciato nessuno. Martedì abbiamo detto che chi non faceva parte più del Gaeta Calcio non poteva più usufruire dei beni messi a loro disposizione, quindi cioè le case e tutto il resto. Quindi abbiamo dato tempo mercoledì all'una. Se questo è cacciare fuori di casa, se poi qualche buon samaritano li ha messi in casa, non ne voglio sapere niente, non me ne frega niente per me. A tutte queste problematiche da quando sono partite? Anche perché eravamo rimasti da lunedì che c'era stato l'annuncio del rientro del tecnico. Da quel momento che cosa è successo? Martedì è uscito fuori questa cosa, no? Non lo so per quale motivo, guarda. Normalmente insomma ogni mese ci può stare un ritardo nel pagamento. Ma ci sono, io non voglio neanche parlare delle altre società, ma ci sono società che avranno pagato 2 o 3 stipendi, non è una cosa così schifosa, io non l'ho mai, da quando sono 6 anni qua non l'ho mai vista. Perché poi avevano coinvolto pure gli altri giocatori, quindi era una squadra totale. Che poi riflettendoci su sono tutti rientrati, quindi all'infuori di loro che non li avrei neanche accettati più sinceramente. Ma di chi stiamo parlando? Si possono sapere i nomi? Vabbè, i nomi sono gli spagnoli, sono Cano, Barrero, Mirabet, chi altro c'era? Vabbè. Quindi 5-6 giocatori? Sì, all'infuori di Anza, che io non ho cacciato niente, perché Anza era infortunato. Loro sono andati a casa e hanno detto ad Anza pure che doveva lasciare l'appartamento, ma io ad Anza non ho detto niente perché è infortunato. Come gli altri giocatori che sono rimasti sono ancora negli appartamenti, quindi pure Anza ha sbagliato perché mi doveva chiamare, se lui voleva rimanere poteva benissimo rimanere a casa, nessuno lo mandava via. Quindi adesso nei prossimi giorni bisogna comunque trovare altri giocatori? Ma no, ma noi andiamo avanti con questi che ci abbiamo. Penso che va bene così, qualche cosa se serve la prenderemo. Per il fatto, chiaramente, semplicemente per il fatto che adesso la squadra è a ridosso delle prime. Quindi... Ma vabbè, a ridosso delle prime, noi pensiamo a fare i punti per la salvezza e poi pensiamo ad altre cose. Ah, ho capito. D'accordo, quindi non ci sono possibilità che si possano recuperare questo giocatore? Assolutamente. Beh, d'accordo, allora in settimana che succede? Che comunque il tecnico gestirà la squadra con quelli che sono rimasti, insomma. Eh sì, noi integriamo qualcuno della Juniores, che abbiamo qualche elemento buono pure nella Juniores, e andiamo avanti. D'accordo, in bocca al lupo. Devi.